www.trmweb.it. Le news in tempo reale. In tempo reale. I video, il forum, le nostre produzioni. Segnalaci la tua notizia. www.trmweb.it. Il sito web. C'è anche un piccolo aereo da turismo tra i beni per 27 milioni di euro confiscati ai fratelli Salvatore e Giovanni Lo Cicero, boss del mandamento mafioso di Resultana a Palermo, acquisiti dallo Stato terreni, ville, società, auto e conti correnti bancari. Una busta con minacce di morte e proiettili indirizzata al vicepresidente dell'Assemblea regionale Venturino, ex Movimento 5 Stelle. Solidarietà e condanna da tutti i partiti, indaga la Digos. 5 Stelle dicono un gesto folle, ma Grillo non c'entra. Si indaga sul passato e sui precedenti di Calogero Ciulo, 43 anni, di Canicattì, scomparso da alcuni giorni e il cui cadavere carbonizzato è stato trovato ieri. Gli inquirenti seguono la pista mafiosa e anche quella dell'usura. Corteo e sit-in a Palermo dei lavoratori della formazione professionale che chiedono al governo della regione un cambio di gestione del settore e il mantenimento dei livelli occupazionali. Manifestano anche disoccupati con un sit-in in via Trinacria. Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del TG Med. Questi titoli principali in apertura, lo avete visto la cronaca, 27 milioni di euro, a tanto ammonta la nuova confisca di beni che ha colpito due imprenditori palermitani, gli imprenditori Lo Cicero. Una scalata economica, quella dei due fratelli, che secondo la direzione investigativa antimafia è stata possibile grazie all'appoggio delle cosche. Ma sentiamo subito Luca Salerno. Tra i pezzi più particolari del patrimonio degli imprenditori Lo Cicero c'è questo aereo. Si tratta di un Rondone F4 biposto. Questo, come tutti gli altri beni dei due fratelli, da oggi è una volta e per tutte nelle mani dello Stato. La confisca è arrivata infatti con un provvedimento definitivo della Corte di Cassazione dopo il sequestro scattato 5 anni fa. Giovanni Lo Cicero, morto per cause naturali nel 2011, era considerato esponente della famiglia mafiosa della Renella Acquasanta Vergine Maria. Il fratello Salvatore, 83 anni, si trova invece agli arresti domiciliari per il reato di associazione mafiosa. Quella dello Cicero è considerata una delle principali famiglie mafiose del mandamento di Resuttana, insieme ai Galatolo e Madonie, al gruppo delle boss fidanzati. Il patrimonio dei due imprenditori sarebbe stato messo in piedi, secondo la DIA, grazie ai soldi guadagnati soprattutto con il narcotraffico, le estorsioni e le infiltrazioni negli appalti pubblici. Le agenzie funebri dello Cicero inoltre avrebbero gestito in regime di monopolio la costruzione e la manutenzione delle tombe e ogni altro intervento nel cimitero palermitano dei Rotoli. Secondo la direzione investigativa antimafia, i soldi ottenuti dall'attività mafiosa sarebbero stati reinvestiti dai due fratelli anche nella costruzione di diversi immobili a Palermo grazie alle loro società edili. Non a caso sotto confisca sono finiti anche 34 appartamenti, 5 ville, altrettanti grandi immobili commerciali. In tutto un patrimonio da 27 milioni di euro che comprende anche 6 società, 4 imprese individuali e diversi conti correnti. Una busta con minacce, soprattutto con proiettili calibro 9, indirizzata al vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana Venturino, ex Movimento 5 Stelle. In questo momento è in corso un vertice della Digos, ne parliamo subito dopo la pubblicità. Centro Ippico Ristorante Lo Sperone, scuola d'equitazione per adulti e bambini, maneggio e ristorante con cucina tipica siciliana. Festeggia da noi qualsiasi evento in ogni periodo dell'anno. Contrada Sasi, Alcamo, www.losperone.it. Hai deciso di vendere il tuo oro, ma non hai tempo per raggiungere i nostri punti vendita. Affari in oro ha la soluzione per te. Da oggi eseguiamo il ritiro dei preziosi direttamente a casa tua. Contatta il nostro reparto di acquisto online. Clicca il nostro sito web e scoprirai i vantaggi. Affari in oro. Thank you.
Tesoro, sposami. Brindiamo? Certo! Pensiamo allora a blindare la nostra casa. Ampia scelta infissi, porte realizzate artigianalmente e non solo. A prezzi blindati! Blindo Casa. Esposizione Viale Regione Siciliana 686 a Palermo. Infoline 091 663 1016. Non funziona il decoder. Centro del telecomando. Non si apre più il cancello. Centro del telecomando. Lo smartphone e il tablet ti sono caduti in acqua. Centro del telecomando. Si bloccano i tasti del climatizzatore. Centro del telecomando. Vuoi recuperare i dati del tuo cellulare? Centro del telecomando. Troppi telecomandi? Meglio uno solo più piccolo. Centro del telecomando. Da 50 anni, soluzioni veloci ed economiche. Riparazioni, duplicazioni, sostituzioni chiavi e radiocomandi anche codificati. Devi cambiare a vista e cover della chiave della tua auto? Semplice! Centro del telecomando. A Palermo, via Tommaso Gargallo 14, tra via Libertà e via Marchese di Villa Bianca. Info 091 30 29 40. E allora una busta con tre proiettili calibro 9 indirizzata al vicepresidente dell'ARS Antonio Venturino, ex del Movimento 5 Stelle, è stata rintracciata al centro smistamento Poste di via Ugo La Malfa a Palermo. In un messaggio su un foglio intestato dell'Assemblea regionale, la minaccia al deputato di dimettersi e di tornare testualmente nelle fogne, altrimenti uno dei proiettili lo raggiungerà. È in corso un vertice della Digos a Palermo. Sentiamo allora quali sono state le reazioni. Un episodio grave da non sottovalutare. Dalla questura di Palermo, che ha avviato le indagini, filtrano questi commenti. È un episodio grave che si inserisce in un clima di esagerazione, di rabbia e di intimidazione, dice Venturino, che conferma di essere stato informato dal presidente dell'ARS Ardizzone. Il parlamentare regionale, espulso dal Movimento 5 Stelle con l'accusa di non avere rispettato il patto di restituzione di una parte dell'indennità, anche se lui collega il provvedimento alle critiche politiche mosse nei confronti di Grillo per non avere voluto trovare l'accordo a Roma col centrosinistra, si dichiara allarmato e, pur senza voler trovare un colpevole, stigmatizza il clima pesante e gli attacchi che sta subendo durante i comizi di Beppe Grillo in Sicilia per il suo tour elettorale in vista delle amministrative del 9 e del 10 giugno. Nei giorni scorsi Venturino, che ha lanciato l'idea di un nuovo progetto politico, l'Italia Migliore, ha partecipato a una riunione organizzata da Antonio Ingroia per rilanciare Azione Civile. Esprimo la mia solidarietà e quella dell'intero Parlamento siciliano al collega Antonio Venturino, vittima di una gravissima intimidazione, afferma il presidente dell'Assemblea Giovanni Ardizzone, che aggiunge: in un momento estremamente delicato per la vita economica e sociale del nostro paese e della nostra regione, ritengo necessario che tutti abbassino i toni per riportare la polemica politica nei cardini del normale confronto democratico. Intanto il gruppo parlamentare dei 5 Stelle all'Assemblea siciliana condanna le minacce a Venturino, al quale viene espressa solidarietà. I deputati escludono infatti qualsiasi collegamento tra le intimidazioni e alcuni riferimenti fatti da Beppe Grillo durante i comizi del suo tour elettorale. Si tratta di gesti lontani, anni luce dal nostro mondo, dice il deputato regionale Salvatore Siragusa. Grillo usa un linguaggio che può non piacere, ma certamente non è un linguaggio che incita alla violenza. Due persone sono state arrestate a Vittoria, nel Ragusano, da polizia e carabinieri perché ritenute responsabili in concorso dell'omicidio di Francesco Nigito e del tentato omicidio di Giuseppe Gianluca Nigito. I fatti risalgono al 18 luglio dell'anno scorso. Gli arrestati sono Giovanni Interlici, di 20 anni, e Francesco Rico Giliberto, di 42. Gli investigatori ipotizzano che l'omicidio possa essere maturato nell'ambito di contrasti nella gestione del noleggio di videopoker e di distributori automatici di bevande in esercizi commerciali della zona. Continuiamo con la cronaca. Era stato arrestato nell'88 nell'operazione antiusura e antidroga Tiebreak, condannato a 5 anni Calogero Ciulo, 43 anni, il cui cadavere è stato trovato ieri carbonizzato in un'automobile tra Delia e Campobello di Licata, nel comune di Canicattì, nell'Agrigentino. La sua scomparsa era stata denunciata la settimana scorsa dalla moglie. Durante la notte gli agenti della squadra mobile di Agrigento hanno compiuto perquisizioni e soprattutto hanno ascoltato amici e familiari dell'ex titolare di una rosticceria, ufficialmente disoccupato. Tutte le piste sono aperte, vediamo.
Ad un primo esame la matrice del delitto potrebbe essere mafiosa, soprattutto, dicono gli inquirenti, per le modalità. È però un'ipotesi tutta da verificare, perché l'uomo non avrebbe precedenti penali o amicizie pericolose. Gli atti urgenti sull'omicidio sono stati espletati dalla procura di Agrigento, ma oggi il fascicolo è stato trasmesso anche alla direzione distrettuale antimafia di Palermo, competente per le indagini di mafia. Ci raccordiamo con i colleghi, ha spiegato il procuratore aggiunto di Palermo Maurizio Scalia, che ha la delega per le inchieste su Cosa Nostra Agrigentina. Sul cadavere il PM di Agrigento ha già disposto l'autopsia. Ciulo sarebbe stato assassinato il 27 maggio scorso, il giorno in cui si erano perse le sue tracce. Sposato e padre di 4 figli, di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, gestiva una rosticceria che aveva chiuso circa un anno fa. Poi si sarebbe arrangiato con lavori saltuari. L'uomo sarebbe stato prima ucciso, poi rinchiuso nel bagagliaio della sua auto. La vettura era in un vecchio casseggiato agricolo in disuso da tempo. Le ultime persone che hanno visto l'ex commerciante in giro per Canicattì a bordo della sua auto sono stati suoi amici. Mistero fitto quindi sul movente dell'uccisione. Gli investigatori stanno anche verificando le voci non confermate secondo le quali Ciulo avrebbe contratto debiti, ipotesi che potrebbe far prediligere agli investigatori la pista di debiti non saldati e della vendetta di usurai. Ma per il momento gli investigatori non si sbilanciano. Parliamo di immigrazione clandestina. La Capitaneria di Porto li ha avvistati quando erano a 40 miglia da Pozzallo. 134 immigrati che erano su un barcone sono stati trasportati sulla terraferma da 2 motovedette, una della Capitaneria ed una della Guardia di Finanza, perché il loro barcone, per via del lungo viaggio e del numero delle persone trasportate, stava affondando. Per la maggior parte sono uomini, dicono dalla Capitaneria di Porto, ma a bordo c'erano anche una 30ina di donne e alcuni minori. Le forze dell'ordine stanno identificando gli immigrati, che dicono di essere siriani e che saranno accompagnati adesso nel centro d'accoglienza di Pozzallo. I rappresentanti degli 8.000 lavoratori del settore della formazione professionale hanno sfilato questa mattina per le vie del centro di Palermo, partecipando alla giornata di mobilitazione regionale indetta dai sindacati CGL, CISL e UIL. Per noi c'era Ambra Drago. Non sono bastate le rassicurazioni giunte ieri all'assessore Scilabra dopo un breve incontro con alcune organizzazioni sindacali, dove ha ribadito la garanzia dei livelli occupazionali nonostante i cambiamenti in atto nell'intero settore. L'assessore nei giorni scorsi aveva dato via alla riforma dell'avviso 20, ora progetto giovani, che sarà pubblicato entro il mese di dicembre e che prevede un taglio di 115 milioni ai vecchi corsi che concluderanno le loro attività formative a breve e la formazione di nuove figure professionali come l'agronomo o assistenti sociosanitari. Sempre quanto emerso dall'incontro, per l'anno in corso il governo regionale avrebbe stanziato solo 5 milioni di euro che dovrebbero servire a pagare gli stipendi e le attività correnti, ma secondo quanto affermano i sindacati sarebbero somme del tutto insufficienti. L'accordo raggiunto con alcune sigle garantirebbe solo la prossima annualità, sempre che il governo riesca a ottenere i 170 milioni utili all'intero settore con il via libera del Ministero del Lavoro e di Bruxelles. Insomma, la situazione rimane delicata e la tensione è molto alta da parte dei lavoratori, che chiedono invece risposte rapide e concrete riguardo il proprio futuro professionale. Ci preoccupa questa nota dell'assessore che mette a rischio più di 3.000 posti di lavoro, perché riduce l'ammontare dei corsi e il budget finanziario di circa il 40%. Quindi la promessa di 5 milioni di euro in più per l'avviso 20 è falsa? Non serve a niente, questi sono i soldi che comunque erano già stati decretati e che ci devono, e invece ci stanno facendo aspettare moltissimo, perché erano soldi dell'avviso 20 che dovevano darci durante l'anno, invece ad oggi ancora hanno fatto solo il 25% dell'acconto. Oggi tutti in piazza per la formazione professionale in difesa dei posti di lavoro. Sì, per garantire l'occupazionabilità, gli stipendi e soprattutto la riforma. Sono sicura che nessuno, dico nessuno, ha fatto mai una formazione blanda e inutile come qualcuno tenta di far passare come messaggio. Noi ci siamo sempre impegnati, la formazione ci ha costretti dalla sera alla mattina, secondo le annualità e le corsualità, a aggiornarci a nostre spese, e non è vero che la formazione è inutile.
Intanto circa 50 operai disoccupati stanno partecipando ad un sit-in in via Trinacria a Palermo davanti all'assessorato regionale alle politiche sociali. I manifestanti chiedono al governo regionale di modificare l'accordo di programma quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga per il 2013, sottoscritto con le parti sociali nel febbraio scorso, un accordo che non consente loro di accedere al paracadute sociale. Secondo i dati della FIOM, al capoluogo siciliano sono circa 500 i metalmeccanici che non possono accedere alla cassa integrazione in deroga e quindi sono esclusi dalla possibilità di beneficiare dei paracaduti sociali che sono stati identificati all'interno di questo accordo quadro. Noi facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, poi torneremo a parlare di cronaca. M Club Vacanze affitta appartamenti per le tue vacanze nella ridente cittadina di San Vito Lo Capo. Per la nuova stagione primavera-estate, offerta soggiorni in appartamento per 4 persone a partire da 50 euro al giorno. Per tutte le prenotazioni entro il 25 giugno, per minimo una settimana, a luglio o ad agosto, riceverete uno sconto fino al 15%. Ed in più, uno sconto particolare sul weekend del Couscous Preview del 21-23 giugno. Gruppo M Club Vacanze, la tua casa per le vacanze. La conoscenza è il modo migliore per dare lunga vita a una pianta. Ecco perché tutti le vendono, ma solo uno le conosce davvero. Flower by Ignazio Ferrante, un luogo in cui i colori e i profumi inebriano i sensi, un luogo dove piante e fiori hanno una vera anima. Flower, lo trovi in Viale Campagna 14B. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Tesoro, sposami. Brindiamo? Certo! Pensiamo allora a blindare la nostra casa. Ampia scelta infissi, porte realizzate artigianalmente e non solo. A prezzi blindati! Blindo Casa. Esposizione Viale Regione Siciliana 686 a Palermo. Infoline 091 663 1016. Pranzo 5 euro, cena 8 euro, mezza pensione 8 euro con colazione e pranzo, pensione completa 13 euro, si effettua anche servizio a domicilio, bitto e alloggio in camera doppio tripla con pensione completa 40 euro al giorno, 200 euro alla settimana, 700 euro al mese, assistenza sanitaria H24, comunità alloggio per anziani Samuela, via Leonardo da Vinci 30 Palermo. La polizia ha eseguito a Sant'Agata di Militello, nel Messinese, due ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari e tre obblighi di dimora nei confronti di cinque persone accusate di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Si tratta del seguito dell'operazione Dolce Vita dell'ottobre del 2012, durante la quale furono arrestate cinque persone. Nel locale sequestrato dalla polizia venne smantellata una rete che gestiva lo sfruttamento di numerose donne del Messinese con un giro d'affari milionario. Il governo Crocetta apre al dialogo con i laboratori d'analisi, come anticipato la vigilia della riunione Fiume, terminata ieri in tarda serata, ma le associazioni, pur riconoscendo l'impegno dell'assessore alla sanità Lucia Borsellino, non demordono e confermano la serrata contro i nuovi tariffari. Una serrata avviata 3 giorni fa e che sta creando notevoli disagi agli utenti. Vediamo.
piccoli spiragli, ma per tutta la settimana i laboratori di analisi resteranno chiusi. Nel corso dell'ultimo incontro con i sindacati, l'assessore Borsellino ha ripercorso le tappe della vicenda e ha assicurato il proprio impegno a portare avanti sui tavoli sovraregionali le proposte emerse durante le riunioni tecniche, dando notizia di avere richiesto un apposito incontro con il Ministero della Salute. I sindacati hanno ribadito che l'applicazione del tariffario Balduzzi comporta una perdita di remunerazione per loro insostenibile e chiedono la sospensione del decreto con il quale l'assessore Borsellino ha recepito le nuove tariffe. Su questo punto l'intesa sembra impossibile. L'assessore Lucia Borsellino ha infatti ribadito che la Regione, peraltro in prosecuzione del piano di rientro, non poteva non recepire il decreto Balduzzi, ma ha confermato l'impegno di sospendere la circolare del 16 maggio scorso, inviata alle ASP, nelle more della verifica dell'impatto della rivalutazione del vecchio tariffario. Si sta quindi trattando, ma per il momento la protesta resta e per tutta la settimana i laboratori di analisi resteranno chiusi. Riapriranno probabilmente lunedì, ma con tutte le prestazioni a pagamento, quindi interamente sulle spalle dei pazienti. Notte di roghi, di cumuli di rifiuti a Palermo e soprattutto in provincia. Le due strade che costeggiano l'autostrada 29, la Palermo-Mazara del Vallo, sono andate in fiamme per tutta la notte. In quella zona infatti sono diversi mesi che l'immondizia accumulata non viene raccolta e le due strade sono state trasformate in discariche a cielo aperto. Incendi si sono registrati anche a Bagheria e Santa Flavia, dove i lavoratori del Coires, il consorzio che si occupa della raccolta, sono in agitazione. Fiamme, rifiuti. Rifiuti in fiamme anche a Palermo, incendi a Ciaculli, in via Leonardo da Vinci e in via Brunelleschi. Un arresto della polizia per tentata rapina e danni dell'istituto bancario Credito Siciliano di Viale Croce Rossa. In manette è finito un 33enne, Giacomo Gianbruno, colto in flagranza. Il malvivente era entrato in banca chiedendo ad un dipendente l'apertura di un conto corrente, facendosi così condurre in un'altra stanza. Quando si è trovato da solo con l'impiegato, lo ha minacciato e si è fatto guidare dietro al bancone chiedendogli il denaro presente all'interno delle casse. Il rapinatore però è stato sorpreso dalla polizia, che lo ha arrestato. Altra brevissima pausa, poi parleremo delle due leggere scosse di terremoto registrate questa mattina in Sicilia. Tra poco. Abbonati anche tu, adesso. Pranzo 5 euro, cena 8 euro, mezza pensione 8 euro con colazione e pranzo, pensione completa 13 euro. Si effettua anche servizio a domicilio. Vitto e alloggio in camera doppio o tripla con pensione completa 40 euro al giorno, 200 euro alla settimana, 700 euro al mese. Assistenza sanitaria H24, comunità alloggio per anziani Samuela, via Leonardo da Vinci 30, Palermo. Centro Ippico Ristorante Lo Sperone, scuola d'equitazione per adulti e bambini, maneggio e ristorante con cucina tipica siciliana. Festeggia da noi qualsiasi evento in ogni periodo dell'anno. Contrada Sasi, Alcamo, www.losperone.it. E allora, una scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata sull'Etna dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 7 km di profondità. La zona è la stessa della settimana scorsa, dove si registrò un terremoto di intensità superiore a magnitudo 3. E una scossa, questa volta di magnitudo 2.1, è stata registrata questa mattina al largo delle isole Eolie. L'evento sismico è stato localizzato ad una profondità di quasi 8 chilometri, nessun problema. Prima di lasciarci per il meteo, un aggiornamento sulla manifestazione dei lavoratori della formazione professionale. Momenti di tensione in questo momento a Piazza Indipendenza, di fronte alla sede della Presidenza della Regione, Palazzo d'Orleani. Il palazzo è blindato, il portone è stato chiuso, sul posto ci sono agenti in tenuta antisommosse. I manifestanti premono, chiedono di essere ricevuti dal Presidente della Regione. Alcuni sindacalisti proprio pochi minuti fa hanno invitato
invitato la piazza alla calma e a non degenerare, a non far degenerare la manifestazione, come invece è accaduto nelle settimane scorse. Vedremo ovviamente quali saranno gli sviluppi nelle prossime ore. Adesso il meteo per questa seconda parte di giornata. Sulla Sicilia ancora tempo soleggiato con qualche isolato fenomeno sui rilievi. Le temperature sono stabili o in lieve aumento. Venti anche moderati tra sud-ovest e nord-ovest con mari in prevalenza mossi. Nella prima parte della giornata di domani tempo nel complesso stabile e soleggiato. Temperature previste stabili o in lieve rialzo. Venti, rotazione e rinforzo da nord-nord-est con mari da poco mossi a localmente mossi.